Allora, ora facciamo tutti gli esercizi e ogni esercizio ti farò un esempio, così ti spiego meglio. E poi alla fine dell'esempio, quando c'ho il risultato, ti commento il risultato perché è fondamentale negli esercizi della prof. E così vedi pure come bisogna aumentare. Quindi mo vediamo passo passo come bisogna fare e prendiamo questo esempio per questo esercizio. Allora, la prima cosa che si deve fare è creare una tabella dei casi ordinata in modo crescente, e ora qua l'ho fatto, quindi ho preso la più piccola che è 2, B, poi A, poi D, C ed E, e l'ho messa in ordine. La seconda cosa da fare è numerare i casi, quindi l'ho fatto qua, ho numerato in ordine, quindi la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta azienda in ordine crescente. Il terzo passo è di creare una colonna delle P, cioè le posizioni fratto il numero dei casi. Ora quindi lavoriamo su questa tabella sempre, quindi ho messa così. E abbiamo creato, il terzo passo è la colonna P, la posizione della B è 1, il numero dei casi sono 5, 1, 2, 3, 4 e 5, quindi fai 1 fratto 5 il totale. Poi il secondo è 2 fratto 5, terzo 3 fratto 5, 4 fratto 5 e 5 fratto 5 che fa 1. Per questo possiamo anche mettere una slash al posto di 1 perché farà sempre 1 e metti una slash ti ricordi più facilmente. Il quarto passo è di fare la colonna delle A, e cioè delle frequenze cumulate. Quindi prendi i fatturati che sono le frequenze assolute, ognuna è assoluta, cioè la frequenza assolute, e le cumuli, quindi 2 rimane 2, poi qua 2 più 3, poi qua 3 più 3 più 2, più qua 12 che sarebbe 4 più 3 più 3 più 2 e 21 tutto. Quindi queste sono le frequenze cumulate. Il quinto passo è di fare la colonna delle Q, quindi la colonna delle A fratto il totale delle frequenze. Il totale delle frequenze lo scriviamo qua di solito, quindi facciamo il tot del fatturato che è 21, che sarebbe pure l'ultima delle frequenze cumulate, e facciamo quindi A sarebbe 2 fratto 21, 5 fratto 21 ed è questo, 8 fratto 21 è questo, 12 fratto 21 è questo, 21 fratto 21 è questo. E quindi si crea questa tabella delle Q. Allora, poi il sesto passo è di creare la colonna delle P-Q, quindi fai i calcoli questo meno questo uguale questo, questo meno questo, questo meno questo. Ovviamente i calcoli li ho già fatti io e li sto saltando i calcoli. E poi l'ultimo esce a 0 proprio per sbarrare. E l'ascella sbarrato. Il settimo passo è il calcolo dell'R. Io me l'ho scritta così, ma non è proprio così. Cioè, la sommatoria di questa tabella fratto la sommatoria di questa tabella. Non è proprio così perché in entrambi i casi non si considera l'ultima riga. Quindi sia questo qua non si considera, questo non si considera. Per questo io di solito metto la slash per ricordarmi che non le devo considerare, al posto di mettere 1 o 0. E quindi la sommatoria di questa tabella sarebbe questo più questo più questo più questo. Infatti è scritto questo più questo più questo più questo fratto la sommatoria di queste, tranne l'ultima ovviamente, pure questa tranne l'ultima, questo più questo più questo, è scritto qua, più questo. Fa questo risultato 0,716 fratto 2 uguale 0,358. Come ottavo passo bisogna disegnare la curva di Lorentz, quindi bisogna fare un quadrato, ma non è proprio precisissimo, mettere sull'x le p e sull'y le q, le p sarebbero queste qui e le q sarebbero queste qui. Quindi tu prendi 0,2 e 0,095 e lo metti qua. 0,4 e 0,238
e lo metti qua, 04 0208 06 0381 06 e 0 381 08, quindi questo 08 e 0571 che sarebbe questo, e poi 11 che sarebbe questo, 1 e 1, qua 1 e qua 1, unisci i punti e ti viene questa qui, che è la curva di Lorentz, curva di Lorentz, e questa in mezzo è l'area che è rappresentata da questo numero del rapporto di Gini, 0,358, che è questo. Questa invece si chiama retta di equidistribuzione, perché se tutti i punti si fossero trovati su questa retta significava che c'era equidistribuzione, ma ora dopo passiamo al commento. L'ultimo punto è il commento del risultato, quindi 7, 8 e questo è 9, il commento. Abbiamo quando R è uguale a 0 c'è equidistribuzione, quindi il totale è distribuito perfettamente in tutte le aziende e la curva si avvicina sempre di più a questo caso. Infatti R uguale a 0 corrisponde al caso in cui la curva, se il quadrato, la curva è perfettamente la retta di equidistribuzione, così proprio. Cioè che se magari questo è 0,5, questo è 0. Più si avvicina là alla retta di distribuzione e più R diminuisce, quindi è uguale a 0. Mentre uguale a 1 c'è massima concentrazione e il totale è concentrato tutto in un'unica azienda. E infatti cioè, un'unica azienda avrebbe tutto il fatturato e le altre 0. Invece questo sarebbe 21 diviso 5, tutti se lo dividono perfettamente, no? Ognuno ha quella parte di 21, R uguale a 0. Invece R uguale a 1 è che un'azienda sola ha 21 e le altre 0. E in questo caso è più che si allontana la curva di Lorentz. Infatti l'esempio estremo sarebbe così. Questa è la curva, cioè questa è la retta di equidistribuzione. Aspetta, questa qui è la retta di equidistribuzione e se questo è 0,5 scende giù finché non diventa proprio così. Cioè proprio uguale al piano cartesiano, cioè proprio così farebbe uguale a 1, però non ci sono casi in cui, cioè non ci fanno fare casi così, sono sempre casi intermedi in cui esce più o meno così. E questo è per la curva di Lorentz. Poi a seconda di come ti esce, se esce 0,5 sarebbe perfettamente in mezzo, no? Quindi se esce 0,3 che è più vicino a 0, tu dici è più vicino a questo caso. Se esce 0,7 o 6, tu dici così è più vicino a questo, dici è quasi una massima concentrazione, infatti il totale è quasi concentrato tutto in un'unica azienda. Capì? A seconda di R quanto ti esce, se è più vicino a 0 dici così, dici quasi così. Se è più vicino a 1 è quasi così, perché non escono mai 0 o 1, quindi devi sempre è quasi così o quasi così.